Ciao, questa volta ti contatto con un messaggio veramente speciale. Sono sempre qui al Grand Canyon e ho appena avuto una bellissima esperienza. Mi sono messa in contatto con questo luogo meraviglioso e con gli spiriti elementali di questo luogo, oltre che con delle intelligenze che hanno vissuto in questo luogo. Prima di tutto mi è apparso il vento e lo spirito del fiume, che mi hanno comunicato come con leggerezza e facilità, quando si è veramente centrati, si possono ottenere grandissimi risultati. Infatti questo luogo meraviglioso è frutto naturale di una grande centratura e di una grande saggezza. Inoltre mi sono apparsi quattro spiriti saggi che hanno vissuto in questo luogo, erano degli sciamani indiani, e quello che mi hanno detto è stato veramente molto bello e molto commovente. Quello che voglio trasmetterti è anche l'emozione che ho avuto in questa connessione. Quando loro sono apparsi, l'energia è cambiata. Infatti ho chiesto loro di lavorare su di me per poter migliorare in tutti gli aspetti che è importante migliorare in questo momento, per essere sempre più centrata, sempre più consapevole e per diventare in ogni istante la miglior versione di me. Quello che loro mi hanno fatto provare è stato molto bello, perché ho sentito a livello proprio fisico la trasformazione. E la cosa che mi hanno comunicato per tutti voi è stata questa: che come è stato creato questo luogo meraviglioso con naturalezza, tu stesso hai la possibilità di creare una meravigliosa opera nella tua vita. Basta che tu sia connesso con la tua vera natura e ti permetti di esprimere te stesso in tutti i tuoi aspetti. Tutto è molto più semplice di quello che noi esseri umani pensiamo, e tutto è molto più magico nella sua semplicità. E quindi io ringrazio per questo messaggio che è arrivato non solo per me ma per tutti voi. E il mio invito è proprio quello di connettervi con voi stessi sempre in ogni luogo, connettervi con gli spiriti che abitano quel luogo. In questo caso a me sono arrivati lo spirito della terra, lo spirito del fiume, come vi ho già detto, e quello del vento, oltre che questi quattro saggi. Ma non c'è mai fine a quello che può accadere. Quando tu sei disposto, possono accadere veramente grandi magie nella tua vita, nei momenti più inaspettati, come è stato questo. Un abbraccio, a presto.